TG7 Mobile News vi dà il benvenuto al nostro consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il presidente dell'autorità portuale di Napoli sarà nominato entro l'estate. Questa è la promessa del ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio a Napoli per un incontro con la Guardia Costiera. Si tratta di una nomina importante da tempo attesa che vede al momento in pole position Andrea Annunziata, quello che è oggi il presidente dell'autorità portuale di Salerno. Sulla questione del porto di Napoli si era già pronunciato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca parlando della possibilità di realizzare un'opera sul modello di quella progettata a Salerno dall'architetto Zaadid, ma non è mancata la replica del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha affermato: in questo momento l'autorità portuale ha bisogno di infrastrutture di riqualificazione e non di opere faraoniche. E adesso parliamo di turismo e di sviluppo. Parte in Campania il progetto Cilento Blu. Vediamo. Una delle mission della Campania in questi 5 anni di giunta De Luca è quella della mobilità, legata a doppia mandata all'economia e al turismo. Il tutto creando un vero e proprio sistema che abbia un suo marchio. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a bordo del Monocarena Superflight, ha parlato del progetto Cilento Blu, finanziato dalla regione Campania e dal MIBACT, che collegherà Napoli con le coste a sud di Salerno, le isole, la costiera amalfitana e sorrentina. Il progetto entrerà in funzione dal mese di luglio e sarà reso possibile grazie ad un servizio di trasporto integrato tra mare, linee ferroviarie e viarie. Due, le navi veloci dell'Alicost messe a disposizione, che potranno muoversi lungo 4 diverse direttrici: Salerno, Costa del Cilento, Cilento, Costa d'Amalfi, due sulla tratta Cilento, Capri, Napoli. Con Trenitalia fino all'11 settembre sarà possibile raggiungere il Cilento anche dalle città del centro e del nord Italia, con sconti per chi viaggia con Frecciarossa. Si tratta di un'indiscrezione che corre sul filo Roma-Bruxelles. Il governo starebbe lavorando all'ipotesi di due no-tax area in Italia per attrarre gli investitori in fuga dall'Inghilterra, Expo a Milano e Bagnoli a Napoli. Per ora sarebbe un'idea ancora allo stato embrionale, ma se facciamo mente locale, l'istituzione di una zona franca a Bagnoli è stata la prima richiesta avanzata al Premier dal commissario Salvo Nastasi. Il progetto nasce dalla previsione che alcune multinazionali decidano di lasciare la Gran Bretagna per stabilire il proprio quartier generale in un paese dell'Unione Europea, un possibile bacino di migliaia di posti di lavoro che fa gola a molti paesi e quindi potrebbe far gola anche all'Italia. Negli anni e con l'avvicendarsi dei governi più volte si è pensato proprio a zone franche cittadine, in più occasioni si è parlato anche di Bagnoli e di tutta quanta l'area orientale di Napoli. L'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria diventerà una smart road. L'ANAS infatti ha dato il via, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a un bando di gara telematico del valore di 20 milioni di euro per una procedura di accordo quadro relativa alla fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione di infrastrutture tecnologiche sui circa 440 chilometri dell'intero itinerario. L'investimento sulle smart road permetterà di garantire autostrade ancora più sicure, multimediali, aperte, rinnovabili e tecnologiche. Il conducente che percorrerà l'autostrada infatti sarà informato in tempo reale sulle condizioni dell'arteria viaria e sugli eventuali percorsi alternativi che dovessero rendersi necessari in caso di incidenti o di chiusure improvvise di tratte. Tutto ciò sarà possibile grazie alle tecnologie proprie della Smart Road attraverso diversi sistemi, connessione radio, il wifi motion permetterà una continuità del segnale ai veicoli in movimento anche a velocità massime consentite sull'arteria, comunicazione dati. In questo ambito il progetto prevede tra l'altro la posa di fibra ottica compatibile anche con le esigenze del piano banda larga del governo. E questa era l'ultima notizia. L'informazione di TG7 Mobile News termina qui. Appuntamento alla prossima edizione.